Amici appassionati di calcio e in particolare del circuito EIFA Calcio Elite, un cordiale saluto dal centro sportivo della Borghesiana da Luciano Cesaretti e Alessandro Fiori. È quasi tutto pronto per questa sfida valevole per il gruppo B di Coppa MIV. In campo le vedete già schierate nel cerchio centrale le squadre della Lokomotiv Casilina, completo con maglia verde fluo e pantaloncini e calzettoni neri. La squadra invece della Lupa Amatori Over in completo blu con calzettoni bianchi, che fa il suo esordio assoluto nel circuito EIFA Calcio Elite. Partita che sarà diretta dal signor Marseglia, coadiuvato nella sua direzione dagli assistenti Meloni e Maestrucci. La serata è tiepida, è caduta anche qualche goccia di pioggia, poc'anzi, ma adesso insomma le condizioni sono ideali per giocare al calcio, no, Alessandro Fiori? Sì, sembra tutto tranquillo, ha fatto insomma il solito così, due goccette di fango come si fa ultimamente qui a Roma. Eh sì, perché non ha rinfrescato affatto, dunque fa caldo, ma insomma queste sono le serate di fine estate nella capitale. Dunque tutto pronto, il calcio d'inizio verrà dato dalla Lupa Amatori Over che vedete alla destra dei vostri schermi. Partita che ha avuto inizio, vediamo manovrare la squadra in maglia blu che si schiera con Lalli tra i pali, Fenerai, Maiorino, Felli e Moscarelli in difesa. C'è subito una conclusione tentata da De Nucci e alzata in corner dal portiere Lalli, dunque primo squillo della partita, lo ha fatto registrare la Lokomotiv Casilina, la conclusione in corsa di De Nucci da posizione defilata, alzata in angolo dal portiere della squadra ospite. Primo corner della partita, Alessandro Fiori, è partita con il piede sull'acceleratore la Lokomotiv Casilina. Sì, è partita a razzo, subito un tiro in porta pericolosissimo. Ecco il cross, pallone allontanato di testa da un difensore della Lupa Amatori, ma si mantiene in zona d'attacco la Lokomotiv Casilina, il pallone che viene raccolto al delimitare dei 16 metri della Lupa Amatori dal portiere Lalli, che dunque ha sventato la prima minaccia della serata dopo soli 30 secondi. La conclusione, lo ricordiamo, di De Nucci, alzata oltre la traversa dall'attento portiere della Lupa Amatori. Insiste la Lokomotiv alla ricerca del vantaggio. Stavamo dicendo che la Lupa Amatori si schiera con Lalli tra i pali, Fenerai, Maiorino, Felli e Moscarelli in difesa, Ibisco e Giordano a fare da cerniera davanti alla linea difensiva, poi tre giocatori sulla tre quarti, si tratta di Bonomo, Memai e Montelpari, l'unica punta di ruolo è il numero 9 Ojeda. Adesso c'è un pallone abbastanza insidioso al limite dell'area di rigore della Lokomotiv, palla recuperata da Montelpari, poi si chiude la retroguardia della formazione di casa. Immediato il contropiede per lo scatto del numero 7 Morandi, deve uscire abbondantemente oltre la propria area di rigore Lalli per mettere il pallone in fallo laterale, ma si gioca su ritmi elevatissimi in questo avvio di partita. Sono trascorsi i primi tre minuti di gioco, è ancora 0-0 il punteggio qui nello splendido centro sportivo della Borghesiana. Alessandro Fiori, una tribuna fantastica, questo è un impianto che davvero fa invidia alle grandi squadre. Il gol nel frattempo, il gol di De Nucci, 1-0 per la Lokomotiv. C'è stato un cross dal settore di destra, la zampata di De Nucci con l'esterno del piede sinistro, se non andiamo errati, pallone che si è insaccato alle spalle dell'incolpevole portiere Lalli, dunque si sblocca il risultato qui al centro sportivo della Borghesiana. Stiamo rivedendo dal monitor di servizio il cross e l'intervento all'interno dell'area di porta di De Nucci. Vi confermiamo dunque il marcatore della Lokomotiv Casilina, che pertanto ha sbloccato il risultato. Adesso vediamo la reazione della
Lupa Amatori, il pallone in profondità per lo scatto di Montelpari. Macera lascia scorrere il pallone a fondo campo, dunque ha abbozzato una timida reazione la Lupa Amatori. Alessandro Fiori, ti chiedo, un bel gol quello di De Nucci, che si è avventato su questo pallone proveniente dalla destra. Sì, un gol molto di rapina, diciamo, un po' come faceva il povero Paolo Rossi, insomma, mi ricorda un po' quel gol lì. E comunque la Locomotive è partita fortissimo, quindi gol meritato, non c'è niente da dire in questo momento. Locomotive con il consueto 4-3-3, un marchio di fabbrica di Andreozzi, il tecnico della squadra del presidente Calamari. Locomotive in campo con Macera tra i pali, Davide Gatta, Amato, Antolini e Barone a comporre la linea difensiva. I tre di centrocampo sono Bartoli, Carradori e Bellini. Il tridente d'attacco è composto da Morandi e De Nucci sugli esterni e da Reali come punta centrale. Adesso la pressione di Bartoli, che va a sradicare il pallone dai piedi dei giocatori avversari, poi in qualche modo la difesa della Lupa Amatori con il portiere Lalli che si rifugia in fallo laterale. Sono trascorsi esattamente 5 minuti dall'inizio della partita. Il risultato, come avete sentito, è già cambiato grazie alla rete siglata al terzo minuto da Emanuele De Nucci, il numero 9 della squadra in maglia verde. Dunque Locomotive avanti. Adesso la rimessa laterale che viene eseguita proprio sotto la nostra postazione, l'intervento in anticipo adesso del numero 20 Magliorino, che può scambiare con il proprio portiere. C'è anche la pressione portata dal numero 4 Reali, il disimpegno della formazione della Lupa Amatori, che adesso prova a tessere la propria trama di passaggi. Un intervento giudicato falloso ai danni del numero 4 Giordano, che adesso imposta la manovra offensiva. Un suggerimento per Ibisco, che è stato fermato ai 20 metri, poi un rimpallo che sta per favorire gli avanti della Locomotive Casilina. Bravo Felli ad intervenire e a spezzare questa azione che si preannunciava insidiosa da parte della squadra di casa. Pallone ancora una volta recuperato dagli uomini di Andreozzi, gestito da Bellini. Bellini cerca un compagno libero, lo trova in Davide Gatta, che immediatamente sulla verticale ha trovato Morandi, il quale non si intende con un compagno. Ecco lo scatto sulla corsia di sinistra da parte di Memai affrontato da Gatta. Il cross interessante con l'esterno del piede destro, finisce a terra. Ojeda reclama la concessione del calcio di rigore, non se ne dà per inteso l'arbitro Marseglia. E poi il tiro adesso dalla distanza, tentato dal numero 10 Memai e controllato dal portiere Macera, che ha già messo in movimento i propri compagni. Antolini alza lo sguardo e con una battuta in diagonale pesca immediatamente Reali, il quale di prima intenzione ha cercato di favorire l'inserimento di Morandi. Ha fatto buona guardia la difesa della Lupa Amatori, che adesso se la prende un po' comoda sulla pressione degli avanti avversari. Alessandro Fiori, ci sembra che la Locomotive da un punto di vista atletico sia avanti rispetto agli avversari. Locomotive che si è allenata in questi primi giorni di settembre. Sì, si vede tutto, la differenza fisica in questo momento, arrivano sempre prima sul pallone da ogni parte del campo. Locomotive peraltro che è guidata da un vero e proprio allenatore come Daniele Andreozzi, premiato lo scorso anno come miglior allenatore, sì, in occasione delle fasi nazionali AICS di Cervia, premiato però per l'ottimo cammino della Locomotive nella Serie A d'Elite, un cammino che si è concluso con l'approdo ai playoff. Nel frattempo perde palla soltanto per un attimo la Locomotive Casilina, poi in qualche modo riesce a tornare sul pallone Bellini.
dicevamo, Andreozzi, che è un tecnico preparatissimo, è stato anche responsabile peraltro dello scouting del Carpi, dunque si tratta di un allenatore vero a tutti gli effetti, e la sua mano, la sua impronta è evidente. E tra poco ci collegheremo anche con un gradito ospite che ci ha chiamato poco fa in cuffia, lo abbiamo sentito, dunque vediamo di collegarci con questo ospite che ci chiama addirittura da un autobus. Pensate un po', sono cose che accadono soltanto qui nel circuito d'élite. Naturalmente non ci prendiamo troppo sul serio, cerchiamo di svolgere il nostro compito con professionalità, pur trattandosi sempre di un torneo amatoriale. Palla raccolta nel frattempo dal portiere Lalli della Lupa Amatori, che ora imposta con Capitan Giordano, il quale appoggia dietro per il numero 14 Felli, che spedisce direttamente in fallo laterale, intendeva raggiungere Montelpari. Rimessa laterale già eseguita da Gatta, gira su se stesso il numero 11 Montelpari, poi vediamo lo scatto di De Nucci, pescato in posizione irregolare di fuorigioco, prontamente segnalata dall'assistente Maestrucci, il secondo assistente dell'arbitro Marseglia, l'assistente che opera proprio sotto la tribuna centrale. Manovra adesso la Lupa Amatori con i propri centrali difensivi, palla giocata nella zona bassa del campo, il lancio in avanti da parte del numero 15 Moscarelli. Ojeda si era venuto a trovare oltre la linea difensiva della Locomotive, sempre molto alta la Locomotive, che rischia spesso con il fuorigioco. Naturalmente vuole una squadra molto corta Daniele Andreozzi, un allenatore in stile Zeman. Ecco ancora la Lupa Amatori, che nel frattempo sta prendendo coraggio, perché ci sembra più intraprendente rispetto alle prime battute la squadra in maglia blu, che adesso commette fallo con Capitan Giordano. Punizione già battuta nel cerchio centrale del campo, gioco spostato nella zona alta, vediamo ricevere Reali che conclude dalla distanza, un tiro che viene toccato oltre la linea di fondo dal portiere Lalli. C'era anche De Nucci in agguato, pronto a sfruttare un'eventuale respinta corta del portiere, che ha fatto benissimo invece a deviare il tiro lateralmente. Vediamo arrivare di gran carriera per la battuta il numero 10 della formazione in maglia verde, chiama lo schema, la battuta con traiettoria ad uscire, il colpo di testa splendido e pallone sul palo, vicinissima al raddoppio la Locomotive casilina. Uno stacco perfetto con ottima scelta di tempo da parte del numero 6 Amato sul cross disegnato da Del Sole, colpo di testa che è andato a stamparsi sul palo alla destra del portiere della Lupa Amatori. Dunque vicinissima al raddoppio la Locomotive casilina quando sono trascorsi 12. Esattamente 12 minuti dall'inizio del confronto. Il punteggio è sempre di 1-0 per la Locomotive grazie al gol realizzato al terzo minuto da De Nucci. Ma annotiamo sul nostro taccuino il colpo di testa di Amato, che si è stampato sul palo alla destra del portiere Lalli. Raccoglie nel frattempo il pallone l'estremo difensore della Locomotive casilina Macera, ha già messo in movimento Gatta che viene fermato in fallo laterale da Giordano, il quale resta anche contuso a terra, probabilmente ha subito un colpo sullo slancio da parte di Gatta, vediamo, piuttosto dolorante il giocatore della Lupa Amatori. Non c'era cattiveria naturalmente in questo scontro, ma probabilmente la gamba di Giordano è rimasta sotto al piede di Gatta. Si è rialzato comunque il capitano della Lupa Amatori, l'arbitro Marseglia è andato a mettere calma, a riportare gli animi alla tranquillità. Dunque
nulla di particolarmente grave. Calcio di punizione che sta per essere eseguito all'altezza della tre quarti campo dal numero 20 Maiorino. Si portano in avanti i saltatori della Lupa Amatori, assisteremo presumibilmente ad un cross, così è in effetti, pallone che viene colpito di testa da Antolini, poi Reali che serve il numero 11 Bellini, vediamo Bartoli aprire a sinistra per la corsa di Barone che cerca e trova Denucci. Denucci, lato corto dell'area di rigore e finisce a terra. Calcio di punizione, anzi calcio di rigore forse, assegnato dall'arbitro Marseglia che era piuttosto lontano, dobbiamo dire, dall'azione, ma ha indicato immediatamente il dischetto e dunque calcio di rigore che viene assegnato al 14° minuto per atterramento ai danni di Denucci che era entrato in area da sinistra, rigore del quale si incarica adesso Bartoli. Bartoli contro Lalli, parte il tiro, rete di Potenza sulla destra del portiere, è 2-0, cambia ancora il punteggio. Il gol realizzato adesso su calcio di rigore dal numero 8 Bartoli. Però attenzione, perché la squadra della Lupa Amatori probabilmente aveva fatto ricorso al VAR. Adesso bisogna capire se l'arbitro Marseglia, che va a chiarirsi con il primo assistente, verrà a valutare le immagini televisive, perché nel frattempo aveva fatto eseguire il tentativo di trasformazione. Quindi è chiaro che si tratta di una situazione controversa, perché il VAR andava chiamato subito. Bisognerebbe accertare, insomma, i tempi, la tempistica della chiamata. Certo è che anche il primo assistente in questo caso avrebbe potuto richiamare in fretta l'attenzione dell'arbitro. Il rigore lo stiamo rivedendo il fallo ai danni di Denucci, un fallo che avviene proprio nelle vicinanze del lato corto dell'area di rigore, peraltro anche piuttosto lontano rispetto al nostro punto di osservazione. Certo è che poteva probabilmente temporeggiare il giocatore della Lupa Amatori, in ogni caso incomprensione tra il primo assistente e l'arbitro Marseglia. La chiamata VAR è ormai impossibile, perché il calcio di rigore è stato eseguito e trasformato da Bartoli. 2-0 dunque confermato, sta centrando il pallone la Lupa Amatori che è sotto di due gol, e Alessandro Fiori mi dice che abbiamo in collegamento telefonico un gradito ospite che ci sta chiamando addirittura da un autobus. Sì, faccio solo una piccola premessa, perché lui sta vedendo la partita ovviamente dal telefono e sta un po' in ritardo, 5 minuti. Ci auguriamo che non stia guidando, però. Quindi in questo il rigore ancora deve arrivare. Sì, ma ci auguriamo. Buonasera. Ecco, è al capolinea, immagino, il nostro ospite, perché ma lui è il capolinea già da parecchio. Sono fuori dall'autobus e me la sto guardando in tranquillità, quindi anche un po' in ritardo, peggio di Dazon, devo dire. Sì. Peggio di Dazon, grazie come al solito per i complimenti. Comunque lo presentiamo, si tratta di Fabrizio Tartaglia, è uno dei tesserati del circuito EIFA Calcio Elite, uno dei giocatori storici di questa manifestazione. Fabrizio Tartaglia che questa sera è impegnato su quale linea? Dicelo tu, Fabrizio. Sulle navette della Roma Lido. Ecco, perché sulle navette, cosa è successo? Parlaci insomma dei problemi anche a livello di trasporti nella capitale, perché c'è bisogno della navetta. Nel frattempo attenzione, perché sfiora la terza segnatura la Locomotive Casilina, un tocco sotto sull'uscita del portiere, pallone che si è perso sul fondo. Fabrizio Tartaglia, dicevi? E niente, praticamente stanno facendo dei lavori di manutenzione dalla fermata Lido Centro fino alla stazione Colombo, e quindi ci sono queste navette sostitutive
che portano i passeggeri da Lido Centro fino all'ultima stazione della, della Roma Lido. Ecco, come direbbe la Jalappas, non ce ne importa nulla, però stiamo scherzando perché diamo un servizio agli amici di Ostia, che chiunque volesse vedere Tartaglia scende e lo trova. Ma non credo che sia un bel vedere. C'è Lido Centro adesso, esatto. No, però insomma. Va bene, comunque stai in qualche modo cercando di ovviare a questo problema, no? Nella problema di ordine pubblico, possiamo dire? Senti Fabrizio, quindi stai vedendo la partita con un po' di ritardo, naturalmente, perché c'è lo streaming. È arrivato il 2-0. Benvenuto agli amici della Lupa Amatori che sono entrati nel circuito quest'anno. Ecco, questo mi sembra un bel messaggio da parte tua. Io sono ormai 8-9 anni che sto nel circuito con il Borgo Rosso, con il quale lui purtroppo per noi e del quale un giorno sarò il capitano. Ma lo sei già stato il capitano, capitano, ma morale già lo, sì, quando abbiamo perso 8-0. Senti, ma Luciano quante volte ti ha cercato di cederti ad altre squadre? Capolinea. Sei al capolinea, Fabrizio, lo sappiamo in tutti i sensi. Attenzione a questa iniziativa nel frattempo della Lupa Amatori, con palla che viene spedita in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per la Lupa Amatori, ma si era alzata anche la bandierina del primo assistente, il signor Meloni, dunque azione vanificata. Fabrizio Tartaglia, sei ancora collegato con noi? Sì, eccomi, ci sono. Allora, riprendi il tuo discorso, ammesso che diciamo avesse anche un senso, perché sì, esatto, probabilmente non ce l'aveva. Stavi parlando della fascia del capitano che non ti sarà data mai. Gli avevo chiesto io se quante volte era stato ceduto dal Borgo Rosso, però poi le trattative non sono andate mai a buon fine. No, è un rapporto che stiamo che difficilmente andrà dissolvendosi, quindi fa tutto da solo Fabrizio, è come... come da Marzullo, no? Si fa una domanda, si dà la risposta, sì, sì. Va bene. Non c'è bisogno di interlocutori. Esatto, esatto. Anche perché... No, non sto guidando. Ma a chi stai rispondendo? Nessuno te l'ha chiesto? Ma quindi c'è anche gente sull'autobus? Senti Fabrizio... No, è bello, stavo rispondendo a Lucio perché c'è l'audio della telecronaca sotto. Ah, ecco. Avevo detto di staccarla. Vabbè, sei in ritardo completamente. Al capolinea proprio. Proprio a 360 gradi sei in ritardo. Senti Fabrizio, vuoi aggiornare, magari vuoi informare i passeggeri dell'autobus del risultato che sta maturando qui al centro sportivo La Borghesiana? Pensi che siano interessati? Siamo 2-0 per il Lokomotiv. Lo hai comunicato in filo diffusione, non so, come hai fatto? Ecco. C'è solo un passeggero, al momento non sembra nemmeno in stato... Ma tu hai il microfono come sull'aereo lì per comunicare? Allora, io ho il microfono che sto moltissimo a quello dei centralinisti che chiamano per i seguiti dello spam, ti chiamano 5 volte al giorno, io ho questo tipo di auricolare. Ah, perfetto, perfetto, così... Vabbè, speriamo insomma che almeno il mezzo che tu guidi sia di spessore, diciamo. Attenzione al calcio d'angolo in favore della Lupa Amatori, pallone ricacciato in avanti dalla Lokomotiv Casilina, poi allontanato definitivamente, mentre purtroppo non si allontana definitivamente Fabrizio Tartaglia, che è sempre al telefono. Fabrizio, i risultati della Champions League invece ti interessano? Io ero rimasto sull'1-0 per il Liverpool contro il Milan. Adesso Alessandro Fiori va a controllare anche i risultati della Champions League. Nel frattempo il pallone qui è uscito in oltre la linea di fondo campo, ci sarà un corner in favore della Lokomotiv Casilina, che è sempre avanti per 2-0. Ricordiamo il gol immediato di De Nucci al terzo, poi il raddoppio al quarto d'ora realizzato da Bartoli su calcio di rigore. Ti do questa informazione Fabrizio: ad Anfield Road sta vincendo il Milan per 2-1, mentre Atletico Madrid e Porto, sempre nel raggruppamento del Milan, sono sullo 0-0.
l'Inter è ferma sullo 0-0 contro il Real Madrid, mentre lo Sheriff Tiraspol, che tu non saprai neanche no. dove sta di casa, sta battendo per 2-0 lo Shakhtar Donetsk. Il Borgorosso riuscirà a giocare, attenzione alla Lupa Amatori che adesso va vicino alla segnatura per un azzardo, possiamo definirlo così, del portiere Macera. E dicevamo, se il Borgorosso o comunque una squadra del circuito EIFA Calcio Elite, secondo te prima o poi andrà a giocare in trasferta sul terreno dello Sheriff Tiraspol? Secondo te ci sono buone possibilità, Fabrizio? Innanzitutto bisognerebbe capire dove è sito il campo, perché già ci sono difficoltà per quando si gioca verso Montesacro, figuriamoci in quale campo remoto ci manda. Vabbè che tu Lucio è capace di tutto, quindi ecco, ecco. Ci organizziamo con i pulmini, come sai bene posso guidare. Ma non con, quindi... non con i pulmini, Fabrizio, noi vogliamo arrivare una volta al centro sportivo con il tuo autobus. Esatto. Ecco. Si può fare. Chiedere questa cortesia? Sicuramente, tutta la squadra, per chi non lo conosce, arriveremo prima che con Bolognesi. Va bene, lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso, questo è un ragazzo che comunque, Inter, prende sempre Inter, la complanare. Calcio di punizione dalla lunga distanza, adesso ci ha provato il numero 20 Maiorino, un tiro insidioso, ha colpito bene il pallone che si è perso al lato della porta difesa da Macera. Comunque un tentativo apprezzabile questo del numero 20, difensore centrale della Lupa Amatori. Bene, grazie a Fabrizio Tartaglia. Non vuoi proprio andartene? Non possiamo andare. Dici Fabrizio. Mettere la mia foto leggermente più piccola, perché quando attaccano Lokomotiv la porta della Lupa Amatori è completamente coperta dal mio volto. Allora Fabrizio, facciamo che non la mettiamo proprio, perché soprattutto per i bambini, insomma, non è il massimo vedere il tuo faccione. Comunque, dai, a parte gli scherzi, ci ha fatto piacere questa telefonata. Adesso cerca di lavorare anche tu un pochino. Nel frattempo, attenzione, perché la Lokomotiv conclude a rete con il numero 7 Morandi, pallone bloccato in due tempi da Lalli. Se ti interessa c'è Inter. Cosa, Fabrizio? Perdonami, ma non ho carpito la tua domanda. Ah no, stai rispondendo a... stai dando informazioni di servizio. Va bene, noi ti salutiamo anche perché se c'erano quattro persone a seguire questa partita, adesso sicuramente le abbiamo perse dopo il tuo intervento. Soprattutto se ha oscurato la porta. L'ultima cosa, Fabrizio, ma riparte questa navetta oppure sei fermo fino a... Sei stato 10 minuti in collegamento con noi e ancora 5 minuti. Va bene. Ciao Fabrizio, grazie, ciao, buon lavoro. Ciao. Buon lavoro. Riproviamo a calarci, insomma, nel nostro ruolo di telecronisti. Alessandro Fiori, qui il risultato è sempre di 2-0 per la Lokomotiv Casilina, che è, diciamo, in controllo di partita, Alessandro, anche se la Lupa Amatori diciamo che ha alzato il proprio baricentro e adesso si porta in avanti sugli sviluppi di un calcio piazzato, pallone che rimbalza all'interno dell'area di rigore della Lokomotiv e si spegne a fondo campo. Abbiamo raggiunto il 27esimo minuto nel corso della prima frazione, ricordiamo che i tempi sono di 40 minuti nel circuito EIFA Calcio Elite, come del resto in quasi tutti i tornei amatoriali, dunque ne mancano 14 scarsi all'intervallo e la Lokomotiv conduce sempre per 2-0. Adesso c'è un cross, pallone altissimo, esce il portiere Macera, fa sua la sfera, non senza qualche apprensione, perché questi palloni che scendono a campanile praticamente, questi cross con i fari, insomma, che non sono il massimo della vita. L'impianto è bellissimo, l'illuminazione forse un pochino deficitaria. De Nucci alza lo sguardo, c'è solo Morandi in area di rigore, poi alimenta l'azione Bartoli, scambio con Reali che viene fermato irregolarmente all'altezza dei 22-23 metri. Siamo in posizione
centralissima, Alessandro Fiori, è una posizione ideale per concludere a rete, e vediamo effettivamente il conciliabolo tra i giocatori della Lokomotiv Casilina, che sembrano intenzionati a provare la battuta direttamente a rete. Si va componendo la barriera della Lupa Amatori, tre sono i giocatori che stanno ricevendo indicazioni dal portiere Lalli. Un quarto elemento adesso va ad affiancare i suoi compagni proprio sulla linea dell'area di rigore, e dovrebbe essere Bartoli l'incaricato della battuta. C'è anche Reali potrebbe concludere con il sinistro, Bartoli con il destro, sta per fischiare l'arbitro Marseglia. Punteggio di 2-0, lo ricordiamo. Parte Reali, il tiro a scavalcare la barriera, il gol! Una punizione magistralmente eseguita da Reali, che ha trovato l'angolo basso alla destra del portiere Lalli. 3-0 dunque il punteggio qui al centro sportivo della Borghesiana. Al 29esimo minuto la punizione di Reali, che dunque incrementa il bottino per la Lokomotiv Casilina, un passivo a questo punto che quindi alle prime armi in questo campionato. E ci auguriamo naturalmente, che il risultato non sia troppo pesante da digerire, perché chiaramente una squadra che è all'esordio potrebbe subire un contraccolpo psicologico notevole. Certo è che la Lokomotiv Casilina sta giocando bene, ci sembra anche una squadra che ha inserito dei giocatori importanti in un assetto collaudato, basti pensare al numero 7 Morandi, che ci sembra sicuramente un giocatore di talento, allo stesso Reali, che ha realizzato il punto del 3-0 direttamente da calcio di punizione, e al centrale difensivo Amato, che è andato a colpire benissimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo centrando il palo alla destra del portiere Lalli quando il punteggio era ancora di 1-0. Adesso siamo 3-0 in favore della Lokomotiv Casilina. Ricordiamo le reti messe a segno al terzo minuto da Denucci, al quarto d'ora da Bartoli su calcio di rigore, e al 29esimo minuto da Reali direttamente da calcio di punizione con un tiro di sinistro da circa 22-23 metri. Adesso calcio piazzato in favore della Lupa Amatori proprio davanti alla panchina della Lokomotiv Casilina, mentre è ripresa a piovere qui al centro sportivo della Borghesiana. Una pioggerellina però che non sembra particolarmente fastidiosa. La battuta direttamente in area di rigore e va a terra Ojeda, non c'è fallo, pallone raccolto da Montelpari, poi Giordano viene agganciato dal numero 11 Bellini, e l'arbitro Marseglia va ad assegnare il calcio di punizione alla squadra ospite. Anche questa è una posizione interessante, Alessandro Fiori. Da lì un destro potrebbe far male, potrebbe comunque creare dei grattacapi al portiere. È un'ottima posizione per i destri, e soprattutto qui si può tirare o sopra la barriera o anche cercare l'angolo dove c'è il portiere. Sul punto di battuta vediamo il numero 10 Memai, quattro uomini a comporre il muro per la Lokomotiv Casilina, l'arbitro Marseglia che è pronto a fischiare. Grappolo di uomini al delimitare dell'area di rigore, parte Memai, il tiro altissimo da dimenticare, questa conclusione del numero 10 della Lupa Amatori. Già la rincorsa non lasciava presagire nulla di buono, Alessandro Fiori, una rincorsa forse troppo laterale, poi pallone colpito con il corpo all'indietro, troppo sotto, e pallone che è finito davvero alle stelle o in curva, come si suol dire. Anche sopra la curva, però sì, è partito troppo all'indietro col corpo. Lateralmente ci si può anche partire, specialmente se si vuole far passare la palla sopra la barriera. Però se si va troppo dietro col corpo, la palla va alle stelle. Adesso un buon dialogo sullo stretto tra il numero 7
De Santis, che è stato inserito in corso d'opera dalla Lupa Amatori. La battuta nel frattempo del calcio di punizione, si alza la bandierina del primo assistente, il signor Meloni, che segnalava una posizione di fuorigioco. Il pallone comunque è terminato a fondo campo, dunque azione che evapora, sfuma questa possibilità per la Lupa Amatori, che è sotto di tre reti quando abbiamo raggiunto il 36esimo minuto. Ne mancano 4 più eventuale recupero al termine del primo tempo. Vediamo che non c'è pressione su Antolini, il centrale difensivo della Lokomotiv. Poi la battuta di Del Sole, sfortunato qui nel controllo il giocatore della Lokomotiv Casilina, perché il pallone gli è praticamente finito sulla schiena. Un'idea interessante adesso per Montelpari, l'aggancio pregevole di Antolini, questo difensore della Lokomotiv classe 2000, è un giocatore interessantissimo perché valido da un punto di vista della stazza, del fisico, ma è anche dotato di buona tecnica individuale, tant'è che Andreozzi lo ha sovente impiegato anche come playmaker davanti alla difesa, Alessandro Fiori. Sì, è un giocatore che può fare sia il playmaker sia anche il difensore centrale, che fa ripartire l'azione da lui, e quindi diventa tutto più facile. Anche adesso si è disimpegnato abbastanza bene, non era facile, era circondato da 2-3 avversari e ne è uscito fuori. Mi sto preoccupando, Alessandro Fiori, perché la nostra telecronaca sta assumendo le parvenze di una telecronaca in favore della Lupa Amatori, che si sta a 2 contro il Milan, dunque una partita scoppiettante, quella di Anfield tra i Reds e la squadra di Stefano Pioli. L'Inter è ancora bloccata sullo 0-0 al 54esimo minuto a San Siro contro il Real Madrid, dunque a Milano si è 2 minuti in ritardo rispetto alla partita che si sta giocando in Inghilterra. Antolini, pressione addirittura di 2 avversari su di lui, in scivolata ha eluso il tentativo di intervento dei giocatori della Lupa Amatori, però Lupa Amatori che denota con questi interventi, diciamo così, anche con grande foga agonistica, denota la volontà di rientrare in partita e quindi di vendere cara la pelle fino all'ultimo. Alessandro Fiori, questo mi sembra comunque un buon segnale dal punto di vista del carattere. No, la stanno interpretando anche come se fosse un allenamento per loro, perché la stanno giocando anche sotto di 3-0 la partita, non è che si sono buttati giù o cose d'altro, la stanno giocando. E adesso c'è un grande intervento di Giordano, il capitano, che poi finisce a terra, non c'è fallo, recupera proprio Antolini, poi scambio frenato nel suo incedere, però il numero 7 Morandi ha coperto bene il numero 20 Maiorino, che mi sembra con Capitan Giordano uno dei perni, uno dei giocatori di maggiore personalità della squadra in completo blu. Ci avviciniamo al riposo, 39:20 sul cronometro. Attacca la Lupa Amatori, cerca l'ingresso in area da destra, palla che viene toccata in calcio d'angolo, dunque si riprenderà con un tiro dalla bandierina alta, quella alla sinistra del portiere della Lokomotiv Stefano Macera. È una delle ultime possibilità per la Lupa Amatori di accorciare le distanze e rendere quindi più interessante anche la ripresa. Va Montelpari a recuperare il pallone, lo porta nell'area d'angolo, lo sistema accuratamente, batterà con il sinistro e con traiettoria presumibilmente a rientrare, così è in effetti, salta Antolini e allontana, arriva il duplice fischio dell'arbitro Marsiglia che manda le squadre al riposo con il seguente punteggio: Lokomotiv Casilina 3, Lupa Amatori 0 per le reti realizzate al terzo da Denucci, al quarto d'ora da Bartoli su calcio di rigore e al 29esimo da Reali da calcio di punizione. Alessandro Fiori, commento telegrafico a questo primo tempo, poi ci fermeremo per una breve pausa. Ma è partita assolutamente in controllo del Lokomotiv, che è andata subito in vantaggio, poi ha dopo fatto 2 gol e un palo, insomma
completamente nelle loro mani, la squadra sicuramente più preparata in questo momento fisicamente e anche tecnicamente. E allora ci fermiamo, linea alla regia ad Alessandro Zimbile, a risentirci per i secondi 40 minuti di gioco.
vai Zimbi, vai, vai. Ci siamo? Vai ripartire, dai. Ce l'hai il coso auricolo? Nuovamente collegati con il centro sportivo La Borghesiana, il secondo tempo di Lokomotiv Casilina Lupo Amatori. Al termine della prima frazione 3-0 per la Lokomotiv Casilina. Ci sta raggiungendo in postazione Alessandro Fiori. Ci sentite anche con un po' di fiatone perché abbiamo fatto una corsa dal terreno di gioco per tornare in postazione. La battuta di questo calcio di punizione in favore della Lupo Amatori, pallone allontanato. E adesso può uscire Bartoli in verticale subito per Reali. L'idea di Reali, l'uscita del portiere Lalli che perde palla e va subito a segno per il 4-0 la Lokomotiv. Primo minuto della ripresa e poker della Lokomotiv Casilina. Sembrava un'azione conclusa e invece c'è stata una incertezza della retroguardia della Lupa Amatori che ha consentito alla squadra in maglia verde di segnare il punto del 4-0. Stiamo cercando di identificare il giocatore autore della segnatura. Ci sono stati dei cambi durante l'intervallo. Adesso pallone che viene alzato a campanile dal portiere Lalli, raccolto dal numero 11 della Lokomotiv, azione splendidamente organizzata dalla squadra di Andreozzi, conclusa con un tiro da Reali, pallone che non impensierisce il portiere Lalli. Prova a ripartire la Lupo Amatori dalla propria terza linea. Vediamo Capitan Giordano scambiare con Magliorino, ma la Lokomotiv è tutta schierata e dunque è difficile anche trovare varchi, trovare sbocchi per la squadra ospite, che ricordiamo essere al debutto nel circuito EIFA Calcio Elite. Lo scatto di Reali, giudicato in posizione di fuorigioco dal primo assistente dell'arbitro Marseglia, dunque posizione irregolare di fuorigioco e azione vanificata. Di Geronimo salta Maiorino, mantiene il pallone in campo, superato anche un altro avversario, cerca l'ingresso in area di rigore, cross basso, il tiro da parte del numero 16 con pallone sul fondo. Dunque azione che è sfumata da parte della Lokomotiv Casilina, tiro che è stato scoccato dal numero 16 Fiore, e Fiore è anche l'autore del punto del 4-0 che la Lokomotiv Casilina ha realizzato proprio in apertura di ripresa. Adesso un tiro cross dall'estremo settore di sinistra con pallone messo in calcio d'angolo dalla difesa della Lokomotiv. È stato segnatamente il numero 2 Barone ad allungare il pallone oltre la linea di fondo campo. Arriva per la battuta dalla bandierina il numero 7 De Santis. La battuta sul primo palo, vediamo intervenire i giocatori della Lokomotiv Casilina che ora prova a distendersi in contropiede. Giordano riesce in qualche modo a rallentare questa azione di ripartenza della Lokomotiv, che si interrompe adesso proprio per l'intervento del capitano della Lupa Amatori. C'è anche il cartellino giallo comminato dall'arbitro Marseglia
nei confronti del numero 20 Gatta, il difensore esterno destro della Lokomotiv Casilina. Alessandro Fiori è tornato in postazione, se l'è presa comoda, noi abbiamo corso, lui invece ha passeggiato per tornare in tribuna. Va bene, diciamo che per anzianità meritavi, no? di tornare con più calma rispetto al sottoscritto. No, c'erano ancora le fatiche di lunedì, quindi piano piano ho dovuto bere prima poi tornare. Chiaro, bisogna smaltire al mercoledì, ancora non abbiamo smaltito noi le fatiche del lunedì. Adesso, scherzi a parte, il gioco è ripreso da Macera in direzione di... Amato, se non andiamo errati, vediamo Giordano che è sicuramente uno dei giocatori più attivi nel centrocampo della Lupa Amatori, non per niente il capitano, è uno degli ultimi a mollare. Lupa Amatori che sta producendo, diciamo, il massimo sforzo nel tentativo di rendere più onorevole questa sconfitta, chiaramente il gol del 4-0 dovuto ad uno svarione ha complicato ulteriormente i piani della squadra in maglia blu, che ora in posta con Maiorino vede arrivare e serve prontamente sulla corsia di destra il numero 16 Conti, poi Antolini si concede una licenza offensiva, viene toccato da dietro dal numero 7 De Santis, calcio di punizione, è pronto anche il giallo dell'arbitro Marseglia per questo intervento giudicato pericoloso, effettivamente lo era. Alessandro Fiori, è un cartellino che poteva essere anche un po' arancione, quindi è stato un fallo bruttino, per fortuna ecco, non è andato oltre insomma la palla. Sì, chiaramente l'arbitro Marseglia ha anche valutato insomma il contesto, siamo sul punteggio di 4-0, la partita è relativamente tranquilla e dunque ha giudicato questo intervento di De Santis come un fallo di frustrazione più che altro. Sì. Pallone che viene rimesso in gioco ora da Barone per la Lokomotiv Casilina, tocco fuori, vediamo il destro dalla distanza, ha provato la soluzione personale il numero 5 Carradori, tiro centrale che è stato bloccato senza problemi dal portiere Lalli. Si sta intensificando nel frattempo la pioggia qui al centro sportivo della Borghesiana a Roma in via della capanna murata, il Giordano sul punteggio di 4-0 quando abbiamo raggiunto il nono minuto della ripresa in questa partita di Coppa MIV valevole per la prima giornata del gruppo B, che comprende anche Sobat e Montagnola, due squadre che si affronteranno domani sera al centro sportivo Romulea in zona San Giovanni, dunque nella centralissima zona di San Giovanni, altra partita che seguiremo in diretta su Live Calcio Elite, il canale YouTube del circuito EIFA. Fallo nel frattempo fischiato contro la Lupa Amatori e Bartoli sul punto di battuta, ma l'arbitro Marseglia fa cenno ai giocatori della Lokomotiv che bisogna rettificare il punto da cui riprendere le operazioni. Antolini indietro per il numero 18 Sardo, alimenta l'azione anche Gatta che però spedisce il pallone in avanti senza badare troppo alla precisione, regalando di fatto il possesso alla Lupa Amatori, girandola di cambi ormai da ambo le parti, naturalmente i due allenatori con il punteggio virtualmente acquisito dalla Lokomotiv tendono ad impiegare più effettivi possibile per dare spazio un po' a tutti, anche per mettere minuti nelle gambe Alessandro Fiori, visto che siamo soltanto al 15 di settembre, c'è tutta una stagione davanti, Covid permettendo, visto che
c'è ormai questa spada di Damocle che pende sulle nostre teste. Ormai sono 2 anni che ovviamente abbiamo questo incubo. No, dicevi bene, nel senso che la Coppa Italia poi permette di fare una sorta di preparazione, perché comunque le squadre si qualificano. Sì, garantisce una fase di rodaggio, diciamo, esatto, a tutte le squadre, perché di 11 formazioni ai nastri Coppa di partenza, suddivise in 3 gironi, 8 approderanno ai quarti di finale, dunque soltanto 3 squadre alla fine saranno eliminate al termine della prima fase, naturalmente per le formazioni che dovessero arrivare in fondo alla classifica dei rispettivi gironi è previsto una sorta di spareggio, di play out con le altre ultime. Adesso cambi nelle file della Lokomotiv Casilina, Reali viene richiamato in panchina da mister Andreozzi, Lokomotiv che conduce per 4-0 e con 4 gol di vantaggio anche l'Ajax in trasferta, abbiamo visto, per quanto riguarda la Champions League. Alessandro Fiori sta controllando in presa diretta i risultati della Champions. Il Milan adesso è sotto di 1 gol. Attenzione, oh, clamoroso scivolone di Ojeda, che era venuto a trovarsi tutto solo a non più di 5 metri dal portiere Macera, ma complice il terreno reso viscido dalla pioggia che sta cadendo adesso con una certa insistenza sul campo della Borghesiana, ha mancato l'impatto con il pallone, poteva essere il punto del 4-1. Milan che sta perdendo per 3-2 quando mancano 8 minuti al 90esimo contro il Liverpool in trasferta. Un peccato, perché la squadra di Pioli era andata in vantaggio anche contro i Reds. Attenzione adesso, De Santis potrebbe concludere, lo fa e Macera respinge di piede, poi vediamo il pallone finire sul fondo. L'ultimo a toccare è stato Barone, dunque ci sarà corner in favore della Lupa Amatori, che nel giro di 1 minuto è andata però 2 volte vicinissima alla segnatura. Alessandro Fiori, qualche scricchiolio dietro per la Lokomotiv Casilina, naturalmente un po' di un leggero calo di tensione visto il risultato, può starci. Sì, poi hanno cambiato molto, quindi adesso serie di batti e ribatti, una mischia in area di rigore della Lokomotiv. Vai Alessandro. No, dicevo, hanno cambiato anche molto, quindi adesso si devono un attimo a riassestare tutti quanti. Comunque adesso meriterebbe anche il gol la Lupa Frascati, perché la Lupa Frascati, siamo passati ormai, le stai dicendo tutte Alessandro. No, sto scherzando, la Lupa Amatori. No, ma assolutamente ci sta la Lupa Frascati, ma ce ne sono tantissimi ormai, poi con questi nomi che si somigliano tutti è complicato, no? Sì, ieri stavamo facendo Real Madrid, no? Real Miami, è chiaro che no, ma ti confesso, avendo seguito anche le partite della Champions League per anni per network radiofonici eccetera, ti confesso che qualche volta ho avuto il dubbio di o comunque il timore di dire Champions Elite invece di Champions League. Fortunatamente non è accaduto, ma sono lapsus che poi possono capitare. L'importante è che non si commettano errori gravi, che poi possano avere delle conseguenze, ecco. Gli errori gravi nel giornalismo secondo me sono altri, ecco. Beh, quando si dà del colpevole ad una persona che è indagata, insomma, lì magari si fa qualcosa di grave, perché poi si va a compromettere, insomma, anche la vita delle persone che, insomma, vengono in qualche modo giudicate prima del tempo. Parliamo di cose più leggere, Alessandro. Antolini avanza palla al piede per la Lokomotiv. Bartoli pesca in area di rigore il numero 16, Fiore, quasi omonimo del qui presente Alessandro Fiori, ha ciccato la conclusione consegnando il pallone
nelle mani del portiere Lalli. Sempre 4-0, mentre Alessandro Zimbile, arretrando per evitare la pioggia, per evitare di far bagnare l'attrezzatura, sta scivolando qui all'indietro e rischia di cadere dalle scale. Quindi raccomandiamo anche ad Alessandro di essere prudente. Alessandro Zimbile, peraltro, che è anche un cronista del nostro circuito, oltre che validissimo operatore di Federazione Calcio Video. A lui e a Riccardo Del Zio, come anche ai reporter di Live Sport Academy, va naturalmente sempre il ringraziamento dell'organizzazione e dell'ICS per il servizio che mettono a disposizione. Rimessa laterale che l'arbitro Marseglia assegna alla Locomotive Casilina. Bartoli in direzione di Geronimo, francobollato da Magliorino, che dopo l'uscita dal campo di Giordano ha ricevuto la fascia di capitano. Sapevamo, insomma, che Giordano era il capitano, non avevamo controllato francamente sulla distinta di gara chi fosse il vice capitano della Lupa Amatori, ma lo avevamo praticamente indovinato, e quindi possiamo dire che ormai siamo due rottami, ma almeno qualcosa ancora riusciamo a capire quando vediamo una partita di calcio. Bartoli in avanti, non c'è fuorigioco, attenzione, due giocatori della Locomotive, pallonetto, palo e gol, 5-0 per la Locomotive, ha realizzato il numero 14 Gaeta. E dunque è notte fonda, possiamo dire, per la Lupa Amatori, un peccato perché chiaramente all'esordio e per l'impegno profuso non meriterebbe una sconfitta così pesante la Lupa Amatori, però bisogna dire che la Locomotive Casilina ci sembra nettamente più attrezzata. Poi chiaramente va dato anche il tempo alla Lupa Amatori di organizzarsi, di prendere confidenza, no? con il livello del torneo. Parliamo sempre di tornei amatoriali, però c'è comunque, no, una certa organizzazione di base. A livello di organizzazione societaria la Lupa Amatori non ha nulla da invidiare alle altre, ecco perché posso dirti che il responsabile della squadra Lai è stato assolutamente perfetto nell'organizzazione, nel mettere su la squadra e anche nell'affrontare tutti i discorsi burocratici che sappiamo in sostanza essere comunque un po' una scocciatura, no? In avvio di stagione, Alessandro Fiori, tra tesseramenti, certificati agonistici, perché chiaramente sono richiesti e quindi insomma ci sono tutte queste pratiche da svolgere prima di iniziare un campionato. Adesso vediamo la formazione in maglia blu che perde palla all'interno della propria metà campo, o meglio concedere una rimessa laterale che andrà ad eseguire il neoentrato numero 19 Franchi, impiegato dopo l'intervallo da mister Andreozzi. Franchi ancora riceve dal numero 17 Cicchetti, poi una irregolarità che l'arbitro Marseglia ha visto e dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore della Lupa Amatori, sul punteggio nettamente a favore della Locomotive, 5-0 inequivocabile. Nel primo tempo i gol di Denucci al terzo, Bartoli sul calcio di rigore al quarto d'ora, poi Reali da calcio di punizione al 29esimo. In questa ripresa, dopo neanche 60 secondi, Fiore per il provvisorio 4-0, e 5 minuti fa il punto del 5-0 realizzato
dal numero 14 Gaeta con un pregevole pallonetto, pallone che è andato anche a baciare la faccia interna del palo prima di terminare la sua corsa in fondo al sacco. Alessandro Fiori, possiamo già individuare un migliore in campo in questa partita? Diciamo che la prestazione della Locomotive fin qui è stata totalmente positiva. È chiaro che ha goduto di spazi, insomma, la squadra di Andreozzi, però si è vista la mano del tecnico, delle trame di gioco importanti, queste verticalizzazioni improvvise, questo movimento incessante dei giocatori che compongono il tridente d'attacco, mentre vediamo un duello adesso nei pressi della linea di fondo campo tra il numero 21 della Lupa Amatori, segnatamente Liberi, e il difensore della Locomotive Franchi. Stretta di mano tra i due, palla che è finita fuori del rettangolo di gioco. Ci sarà un calcio d'angolo per la Lupa Amatori, che dunque torna ad affacciarsi dalle parti di Macera. Il cross, il colpo di testa tentato da Ojeda, pallone che giunge fuori dall'area di rigore, sta filata in rete, un bellissimo gol, lo meritava la Lupa Amatori, un gran tiro del numero 10 Memai, che dunque accorcia le distanze, un missile, una bordata missilistica, possiamo definirla così, Alessandro Fiori, un tiro che è andato ad insaccarsi sotto la traversa alle spalle di un esterrefatto portiere Macera. 5-1 il punteggio. Alessandro, un giudizio tecnico su questa prodezza balistica, diciamo così, di Memai? Sembrava quasi per un attimo non aver perso il momento giusto, perché un paio di giocatori della Locomotive gli si erano fatti incontro e sembravano poter ribattere la conclusione. È stato bravissimo ad anticiparli e a mettere la palla praticamente sotto l'incrocio dei pali, un bellissimo gol, come d'altronde era stato bello anche quello prima del Locomotive. Sì, quello di Gaeta, assolutamente. Memai, che avevamo visto calciare invece male un tiro piazzato nel corso del primo tempo, però insomma la maglia, il numero che ha sulle spalle, il 10, è un numero pesante, tu ne sai qualcosa, ma così dicono. doveva significare qualcosa quel numero sulla maglia, insomma il 10 non si dà così tanto per dare, significa che il ragazzo ha dei colpi e qui insomma ha dimostrato il suo talento Memai, numero 10 della Lupa Amatori, che dunque segna il primo gol della squadra di Marco Lai nel circuito EIFA Calcio Elite, un gol che sa di consolazione, possiamo dire così, però meritato, insomma sempre meglio farli e comunque già in un paio di occasioni la Lupa Amatori si era resa pericolosa dalle parti di Macera, prima uno scivolone da parte di Ojeda, complice il terreno reso viscido dalla pioggia che sta cadendo incessantemente dall'inizio della ripresa, e poi anche un tiro ribattuto nei pressi della linea di porta, probabilmente dal portiere Macera, addirittura con i piedi, ma insomma c'era una mischia all'interno dell'area di rigore, dunque il pallone poteva anche filtrare tra una selva di gambe. Adesso vediamo ancora la Lupa Amatori servire in avanti il numero 9, Ojeda potrebbe aprire a destra, lo fa in effetti, per il numero 5 che va al cross, il colpo di testa proprio di Memai, l'autore del punto delle 5-1, e questa è stata una buona trama offensiva della Lupa Amatori. Forse poteva anche servire prima il pallone sulla destra Ojeda, fatto sta che quando ha messo in movimento Fenerai l'azione si è sviluppata con una certa pericolosità. Alessandro, sì, probabilmente se lo serviva un pochettino prima. Nel frattempo Alessandro, io voglio capire perché stai andando in piccionaia, qui stiamo facendo gli equilibristi noi per
rimanere collegati tra Zimbile che sta arretrando sempre di più e tra un po' finirà nel baratro, tra te che sali in piccionaia, io praticamente sto a quattro di bastoni per cercare di tenervi insieme. No, a parte gli scherzi, qualche battuta ci sta sempre, sì, però Alessandro, la tribuna è bellissima, solo che purtroppo qui dove nella nostra stazione piove alla fine tra voi due che fate così quello che cadrà sono io. Esatto. E poi e c'è da dire che qui siamo in una tribuna spettacolare, con ampi comfort, abbiamo fatto delle telecronache davvero in condizioni pietose tra torrette, botole e roba varia, e oggi che potevamo stare comodi invece siamo riusciti a crearci noi i problemi, ma d'altronde è la pioggia che ce l'ha creata. Ecco Alessandro, noi insomma siamo anche due comici involontari, questo possiamo dirlo, no? Ne combiniamo, no? Possiamo raccontare a quanti sono in ascolto di quando tornando da Monte Rotondo abbiamo rischiato praticamente di trovarci su Marte una sera. Esatto. Che dovete sapere, anche se forse non vi importa, che io e Alessandro Fiori molto spesso di ritorno dalle nostre trasferte con anche per la Serie A, con la squadra del Borgo Rosso, ma anche per partite appunto di Serie A, insomma abbiamo fatto delle, come possiamo dire, delle, diciamo che prima delle 6 di mattina non si arrivava esattamente mai a casa. Da Firenze siamo tornati alle 6, da Empoli alle 5, ma da lì Napoli c'era stato 10, un incidente, sì, però da Napoli e da Firenze insomma c'eravamo trattenuti al ristorante con dei colleghi, anche Barchesi, che salutiamo. Massimo Barchesi di Radio Rai, che salutiamo, un nostro grande amico oltre che straordinario professionista. E poi dopo una fiorentina di 1,2 kg, sì, Alessandro Fiori era difficile di mettersi in movimento. Ma il guaio, Alessandro, è che noi siamo riusciti a tornare alle 3 di notte anche da Monte Rotondo. Sì. Perché abbiamo sbagliato strada e io stavo cadendo nel frattempo. Tu mi dai. Comunque, dicevamo, a Monte Rotondo, a un certo punto anche il navigatore è impazzito. Attenzione, adesso un colpo di testa. Pallone che viene alla fine spedito in fallo laterale. Dicevamo appunto che a Monte Rotondo abbiamo iniziato a salire, stavamo arrivando praticamente sull'Everest, finché il navigatore ci ha detto: tra 50 metri fai un'inversione a U. Grazie, volevamo dire, perché c'era un burrone davanti a noi, quindi insomma era inevitabile fare quella inversione a U. Poi insomma, come ci siamo andati a finire, Alessandro, non lo sappiamo neanche noi. È stato sempre lui, il navigatore. Va bene, e adesso stendiamo un velo pietoso sulle nostre disavventure. Seguiamo questa iniziativa della Locomotive Casilina, che non riesce a far breccia nella difesa della Lupa Amatori, che riparte molto bene. Adesso il lancio è in posizione regolare. No! Si alza la bandierina del secondo assistente, il signor Maestrucci. Forse, diciamo forse, Alessandro, forse noi eravamo quasi in linea, forse Oyeda è partito un attimino avanti. Certo è che, ma qui lo diciamo non da un punto di vista tecnico, più che altro da un punto di vista tra virgolette umano, sul punteggio di 5-1 magari, sì, nel dubbio si poteva anche lasciar correre, ma se era fuori gioco, come probabilmente era, ha fatto bene l'assistente Maestrucci a segnalare la posizione irregolare all'arbitro Marseglia. Vediamo Gaeta, il numero 14, autore del quinto gol della Locomotive Casilina, ha servito Cicchetti, avanza ancora la Locomotive, cross in area di rigore, allontana soltanto per un attimo la difesa della Lupa Amatori, si alza la bandierina del primo assistente, l'arbitro Marseglia fa cenno che si può proseguire, retropassaggio, l'uscita del portiere Lalli adesso che evita la sesta capitolazione. Il portiere Lalli ha compiuto dei buoni interventi, forse ha lasciato a desiderare sul quarto gol, quello in apertura di ripresa. Tanto il Milan ha perso, il Milan è uscito sconfitto da Anfield Road 3-2, l'Inter anche è stata sconfitta
1-0 a domicilio dal Real Madrid, il gol vittoria è stato realizzato esattamente al 90esimo minuto, anzi all'89esimo, da Rodrigo. Rodrigo ha firmato il successo della squadra madridista a San Siro contro l'Inter, mentre il Milan è caduto per 3-2 in casa del Liverpool. I gol di Rebic al 40, anzi prima l'autogol di Tomori al 9 minuto, quindi 1-0 per il Liverpool, poi aggancio e sorpasso del Milan in chiusura di primo tempo al 42esimo con Rebic, al 44esimo con Brahim Diaz, Mohamed Salah, una vecchia conoscenza del nostro calcio, al terzo della ripresa ha firmato il 2-2 e Henderson al 69esimo ha firmato il definitivo 3-2 per la squadra guidata da Jürgen Klopp. Dunque due sconfitte per le milanesi, poteva starci alla vigilia perché affrontavano avversari importanti come appunto il Liverpool e il Real Madrid. Certo è che per lo sviluppo delle partite forse insomma per larghi tratti i due allenatori Pioli e Inzaghi hanno sperato di portare a casa dei punti importanti. Il Manchester City sta praticamente giocando a tennis con il Lipsia 6-3, esatto. 6-3. E c'è stata anche un'espulsione nelle file del Lipsia. Alessandro, a questo punto, visto che qui siamo comunque in addirittura d'arrivo, perché si sta giocando il 33esimo minuto della ripresa, ne mancano 7 abbondanti più eventuale recupero al termine dell'incontro, ma il punteggio vede la Lokomotiv avanti per 5 reti ad una sulla Lupa Amatori. Allora andiamo un attimo a ripercorrere i risultati della giornata odierna per quanto riguarda i gironi di Champions League. Una giornata che si è aperta ieri con la vittoria netta della Juventus per 3-0 in Svezia contro il Malmo, con il pareggio dell'Atalanta 2-2 in casa del Villarreal. Oggi invece nel gruppo A 1-1 tra Bruges e Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain, che nonostante arricchisca ogni anno la propria rosa, alla fine ecco, non è andata oltre il pari sul campo del Bruges. Vediamo il parziale che ha segnato. Il vantaggio di Mbappé, anzi di Herrera su assist di Mbappé per il Paris Saint-Germain, il pareggio di Van Aken, gol realizzati entrambi nel primo tempo. Dunque 1-1 tra Bruges e Paris Saint-Germain. Manchester City Lipsia 6-3, qui non andiamo a scorrere i marcatori perché arriveremmo a mezzanotte inoltrata. E Atletico Madrid e Porto hanno fatto 0-0, questo è un risultato comunque positivo per il Milan che, come abbiamo detto poc'anzi, ha perso 3-2 in casa del Liverpool. Nel gruppo C, vittoria del Borussia Dortmund in trasferta in Turchia sul campo del Beşiktaş per 2-1, mentre l'Ajax addirittura ne ha fatti 5 a Lisbona sul campo dello Sporting, 5-1 per i lancieri. Gruppo D, vittoria dello Sheriff Tiraspol 2-0 ai danni dello Shakhtar Donetsk e successo del Real Madrid per 1-0 a San Siro contro l'Inter. Dunque questo l'esito, questi i risultati delle sfide dei quattro gironi in cui si giocava oggi. Le altre partite erano state disputate nella serata di ieri. Retropassaggio adesso di Maiorino per il portiere Lalli, che ha già messo in movimento i compagni del reparto arretrato. La Lupa Amatori con le residue energie cerca di guadagnare metri sul terreno di gioco, è rientrato anche Capitan Giordano, segno che le sue condizioni non erano particolarmente gravi, nonostante un paio di colpi duri subiti nel corso della partita. Sappiamo che nel circuito EIFA Calcio Elite è consentito anche uscire e rientrare, un po' come accade nel calciotto, massimo 3 cambi nel corso del primo tempo, illimitati durante l'intervallo, e poi 5 sostituzioni consentite nella ripresa. Alessandro Fiori, dicevamo che nel gruppo B, quello di Lokomotiv e Lupa Amatori,
sono inserite anche Sobat e Montagnola, ovvero le protagoniste della finale di Europa Elite dello scorso luglio, una finale che la Montagnola ha vinto a pochi minuti dal termine per 2-1. Un Sobat che è tornato a giocare delle partite ufficiali dopo 8 mesi di inattività, ha pagato dazio all'inizio, poi ha dimostrato insomma di avere dei giocatori interessanti e ha dato del filo da torcere alla Montagnola nella finale di Europa Elite. Domani questa sfida si rinnova, stavolta al Campo Roma, quello della Romulea, nella prestigiosa cornice, no, di San Giovanni. Che partita prevedi, visto che la seguiremo in diretta? La seguiremo anche quella, sì. Sempre alle 21:15, sempre qui su Live Calcio Elite, il canale YouTube del circuito EIFA Calcio Elite. Ricordiamo anche che al termine dell'incontro realizzeremo le interviste ai protagonisti e poi saranno disponibili anche gli highlights della partita, grazie al lavoro dietro le quinte dell'ottimo Alessandro Zimbile. Alessandro, che partita prevedi domani alla Romulea? Partita aperta, perché come dicevi tu, il Sobat ha dimostrato insomma di essere ancora una buona squadra. Adesso vedremo se avrà dei nuovi innesti. La Montagna l'abbiamo vista in questo pre-campionato nel Memorial sono ancora un po' indietro, però vediamo se domani il buon presidentissimo ha recuperato un po' di giocatori. Ecco, passeremo da un presidentissimo all'altro, perché anche qui ce n'è uno che è di altissimo livello, lo straordinario Francesco Calamari, il factotum della Locomotive Casilina, un presidente di una disponibilità straordinaria. Se vorrà insomma concedersi ai microfoni di Live Calcio Elite, ne saremo naturalmente ben contenti. Francesco Calamari, sempre vicinissimo alla squadra, e con il suo fedelissimo allenatore Daniele Andreozzi, una bella coppia anche questa, due persone a modo, sempre pacate, due persone che masticano calcio e due persone che sanno tenere ottimamente il gruppo. Seguiamo però questa iniziativa dal calcio piazzato della Locomotive Casilina, non un granché la battuta di questo calcio di punizione, poi c'è anche una spinta ai danni di un giocatore della Lupa Amatori, ragion per cui l'arbitro Marseglia interviene e assegna un calcio di punizione alla squadra della Lupa Amatori in prossimità della bandierina del calcio d'angolo. Siamo ormai agli sgoccioli, 1 minuto e mezzo più recupero al termine dell'incontro che la Locomotive Casilina, possiamo dirlo, porterà a casa. 5-1 il punteggio. In qualche modo il gol di Memai ha reso più onorevole la sconfitta per la Lupa Amatori, che tutto sommato ha fatto intravedere qualcosa, Alessandro, perché comunque Memai, ma anche il numero 7 De Santis, lo stesso centravanti Ojeda, che pure ha fallito un gol per colpa probabilmente del terreno umido e reso appunto viscido dalla pioggia, insomma hanno dimostrato questi giocatori di avere dei colpi. Adesso Di Geronimo per Cicchetti, area di rigore, lato corto, converge e alla fine viene rimontato da Capitan Magliorino, che ha ancora fiato ed energie per portare avanti i suoi. Vediamo salire sulla corsia di competenza il numero 16 della Lupa Amatori, poi un cross che stava per diventare un tiro, era è stato scoccato dal numero 21 Liberi, palla raccolta da Macera e tra gli applausi del pubblico che ha seguito questa partita finisce Locomotive Casilina Lupa Amatori. Ricordiamo il risultato finale: 5-1 per la Locomotive. Le reti nel primo tempo di Denucci al terzo, di Bartoli su calcio di rigore al quarto d'ora e di Reali su punizione al 29esimo. Nella ripresa il momentaneo 4-0 di Fiore al primo minuto, poi
Gaeta per il punto del 5-0 della Lokomotiv e la segnatura, il gol della bandiera realizzato da Memai con uno splendido tiro dai 16 metri, un tiro che si è insaccato sotto la traversa, un gol che la Lupa Amatori, come abbiamo più volte detto, meritava per lo spirito con cui ha affrontato questa partita. Dunque Alessandro, brevissimo commento perché poi dobbiamo raggiungere i protagonisti all'interno del rettangolo di gioco. Come hai detto tu, la partita è stata segnata già dall'inizio, quindi poi nel secondo tempo ci sono stati tanti cambi e tutte le situazioni, è uscito fuori un po' la Lupa e non Frascati la Lupa Amatori, esatto, l'Amatori, e quindi comunque hanno trovato meritato gol del 5-1, quindi. Dunque, squadre che stanno prendendo la via degli spogliatoi, noi ringraziamo all'assistenza tecnica Alessandro Zimbile e naturalmente Federazione Calcio Video, grazie ad Alessandro Fiori, un cordiale saluto da Luciano Cesaretti e naturalmente potrete gustarvi gli highlights della partita sulla pagina Facebook del circuito calcio Elite EIFA. Domani invece la telecronaca dal campo Roma della società sportiva Romulia della gara Sobat contro Montagnola. È tutto dal centro sportivo La Borghesiana, buonanotte.